Buongiorno a tutti anche da parte mia e grazie per essere qui al Festival del Futuro, grazie a chi ci sta seguendo in presenza, a chi eh, ci sta seguendo in streaming. Diamo il via da ora in poi e per diversi momenti nel corso dei prossimi tre giorni alla Futura Arena. Che cos'è la Future Arena? La Future Arena è un momento, uno spazio che abbiamo fisicamente voluto per andare ancora più vicini rispetto all'innovazione per toccarla veramente con mano. Lo facciamo perché siamo convinti che proprio attraverso il confronto tra idee tra stimoli, tra visioni, insomma si riesca a costruire qualcosa di veramente concreto, no? diciamo di davvero tangibile per il nostro futuro. E allora partiamo come primo appuntamento di Future Arena con una live demo, ovvero lasciare che a raccontarci siano tre persone, tre innovatori, tre menti che proprio in una fase storica eh, complicatissima, davvero molto molto complicata per tutti noi, quindi quella della pandemia, ovviamente, sono riusciti proprio da questa fase a tirare fuori il cosiddetto coniglio dal cilindro, no? quindi davvero a rendere appunto tangibile l'innovazione. Quindi io vi presento subito chi è qui con me oggi. Abbiamo Gaetano Lapenta di Fibra. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Grazie a te abbiamo Paolo Toppana di We4B e Cristian Fracassi di Sinnova. Buongiorno allora come nei migliori pitch per startup loro sono già abituatissimi avranno sette minuti di tempo l'uno per presentarci, per raccontarci che cosa abbiamo fatto e quindi insomma speriamo poi che tutti voi potrate, possiate quindi trarre veramente delle, delle idee, degli stimoli innovativi per il prosieguo poi dei prossimi, uh, dei prossimi appuntamenti, quindi io partirei innanzitutto con te Gaetano, peraltro uh, nel tuo caso diciamo c'è una peculiarità ulteriore rispetto a quello che ci racconterai, no? rispetto a ciò che è Fibra, ovvero se possibile voi siete riusciti addirittura ad anticipare un'esigenza che poi con la pandemia sarebbe esplosa completamente e quindi ad anticiparla e ad arrivare veramente prima no? rispetto al problema. Quindi prego a te, sette minuti. Grazie Silvia, grazie mille, buongiorno a tutti, grazie per questa bellissima opportunità in questo scenario incredibile. E noi siamo Fibra, appunto come dicevi Silvia il nostro brevetto è stato depositato nel gennaio 2020. Quindi esattamente un mese prima che in Italia eh, arrivasse il, il coronavirus. E, eh, questa cosa ci ha diciamo, sconvolto, eh, oltre che l'esistenza come a tutti, ma ci ha sconvolto anche i nostri piani di, di azione, i nostri piani di business. E, per far capire cosa, cosa è fibra, io eh, chiederei alla regia se vuole di, di mandare un e se riesce di mandare un brevissimo video. Che evita che io vi spieghi qualsiasi cosa in modo che partiamo magari dalle basi. Regia, se ci siamo possiamo mandare il video. Buongiorno. Se invece non ci siamo, faccio io senza problemi. Eccolo qua. Questo ci, ci permette di andare molto più veloci adesso perché abbiamo capito le basi. Con due slide cerco di spiegarvi quello che c'è successo. E, vediamo se, se partono le slide così eh, riesco a raccontarvi. Allora, intanto che cos'è, l'avete capito, Fibra è un misuratore intelligente, un misuratore di qualità dell'aria che è capace, grazie al suo algoritmo dinamico e predittivo, di capire cosa succederà in una stanza impara nel corso dei, dei primi giorni di installazione quali sono le velocità di salita e di discesa degli inquinanti una volta che ehm, eh, si fa un'azione di ventilazione. La tipicità di fibra, come dicevamo, è che è nata diciamo, ben prima, eh, della, perché la sperimentazione è nata più di un anno prima. Del, del deposito del brevetto, evidentemente. I due punti che andavamo ad affrontare erano il comfort, quindi la capacità di attenzione, il nostro benessere all'interno di un ambiente chiuso e la trasmissione di malattie per via aerea. La prima delle due slide che è interessante da, da, da vedere è questa. Perché fibra è un dispositivo che durante il periodo della pandemia ha avuto una diffusione incredibile? Perché noi quando parliamo, respiriamo o tossiamo, emettiamo delle goccioline di saliva. Quelle pesanti, i droplets, cadono molto vicino a, a dove si trova la persona che, che le ha emesse, ma poi ci sono queste particelle, quelle più piccole, i micro droplets o aerosol. Queste particelle, se non c'è un'azione di ventilazione, quindi in un ambiente mal ventilato, si diffondono all'interno dell'ambiente chiuso. Ormai queste sono cose che abbiamo imparato a, a capire e, e, e le conosciamo praticamente tutti. Se io sto in un ambiente chiuso, non ventilato, con una persona infetta di, un, di una qualsiasi malattia trasmissibile per via aerea, io inalo queste particelle e potenzialmente mi infetto. Quindi qual è l'azione, la prima, la più semplice che abbiamo tutti, ormai anche dichiaratamente consigliata da OMS, ISS, aprire la finestra. Qui vedete dei veri micro droplets che vengono dispersi con la sola apertura delle finestre, tra l'altro con tempistiche anche molto rapide perché il volume d'aria che entra con una ventilazione naturale è molto importante. Allora perché fibra diventa uno strumento interessante? Perché aprire la finestra lo sappiamo fare tutti. Beh, però c'è un tema che nessuno è capace di fare per un proprio talento naturale, nessuno di noi è in grado di capire quando è il momento giusto. Momento ottimale per aprire la finestra e nessuno di noi è in grado di sapere quando è il momento di richiuderla, perché aprire troppo la finestra fa sprecare energia. Il classico, quello che noi chiamiamo il dilemma della finestra. Facendo un po' i teorici. Se apro troppo il comfort termico diminuisce, se apro troppo poco, il livello di inquinamento indoor tende a salire. L'algoritmo predittivo, adesso vado molto veloce, di, di fibra fa sì che noi apriamo esattamente quando è il momento, anzi prima che la situazione diventi critica, e richiudiamo nel, nel momento giusto. Una slide proprio rapidissima, andiamo a risolvere il dilemma della fine, finestra, proprio per usare quest'ultimo minuto è questo, è appena uscito un, uno studio scientifico. Ne sono usciti diversi, ma uno è stato già divulgato e pubblicato su Fibra dove un ente di ricerca terzo ha eh, monitorato due ambienti erano due classi scolastiche in questi casi, quindi con una alte velocità di salita della CO2 e degli inquinanti indoor. Uno con fibra e uno senza fibra. Ha messo i sensori alle finestre e è andato ad interrogarsi su eh, come viene usato un ambiente o con un misuratore statico, quindi non intelligente, o con fibra. Beh, I risultati sono. Incredibile. È uno studio che è uscito da tre settimane. Quindi ci teniamo anche a farlo conoscere. Senza fibra, soprattutto in periodo pandemico, l'apertura è frequentissima. Si apre tanto un po' per paura, un po' perché non si sa come fare, con fibra meno della metà delle volte. Quindi ci aspetteremmo un livello di inquinanti, in questo caso rappresentati dalla CO2 eh, superiore. Dove hai aperto di meno, le concentrazioni aumentano. In realtà c'è una differenza enorme, quasi del 30%, anzi più del 30% dove c'è fibra. Quindi fibra riesce a garantire, proprio per chiudere, migliore confort termico. Pensate alle classi, dove quando apri la finestra i bambini si ammalano per il freddo, con ehm, una migliore qualità dell'aria. Abbiamo risolto una dicotomia che sembrava impossibile. Tutto questo grazie all'algoritmo dei nostri incredibili... Tecnici, suonate la sveglia, quindi mi fermo. Però ho detto tutto. <ride> bene, 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 veramente molto interessante, grazie mille. E peraltro so che adesso Fibra fa un ulteriore passo avanti. Possiamo dare questa notizia un po' in anteprima, diciamo, al pubblico del Festival del Futuro? Tecno. Mi sembra la platea più giusta per farlo. Da brava giornalista, cogli la notizia perché ce lo siamo detti <ride> al volo prima, sì. Eh, seguendo delle eh, richieste che ci sono arrivate veramente in maniera massiva dal mercato, considerate che noi oggi in sei mesi abbiamo più di 20.000 utenti quotidiani, eh, quindi ha avuto veramente una grande diffusione che non ci aspettavamo. Ci sono arrivate tantissime richieste di avere lo stesso dispositivo studiato per la casa, quindi, nel giro di dieci giorni, anzi, già partiranno dalla prossima settimana le prevendite. Faccio anche un po' il commerciale sul nostro sito, fra uno o due giorni sarà possibile acquistare in prevendita e uscirà il dispositivo con l'algoritmo studiato per le nostre case. Quindi sapremo quando e per quanto tempo aprire la finestra per vivere in un ambiente più salubre e non sprecare energia. Bene, complimenti, complimenti allora in bocca Grazie. al lupo quindi per questo ulteriore step Cretti. e peraltro per chiudere so anche che avete ricevuto un premio anche recentemente, no? che insomma attesta anche un po' ciò che avete fatto. Allora, eh, questo mh, purtroppo mi costringi a celebrare i ragazzi che lavorano con noi perché... Ne abbiamo vinto qualcosa come 7-8 premi nel corso di un anno, anche a Londra, siamo stati Clima House, eccetera. Però l'ultimo premio, veramente che ci rende orgogliosi, è il Cresco Award del Lanci della Fondazione Sodalitas, e col comune di Palazzolo Sull'Oglio, che ha fatto tutte le sue classi. Stiamo facendo tante città. Il primo a farlo a fare tutte le, le scuole. È stato il Comune di Palazzolo sull'Oglio che è stato premiato come città sostenibile del 2021 e questo ci rende effettivamente tanto orgogliosi. Assolutamente, appunto, ci tenevo che lo sottolineassimo proprio perché abbiamo iniziato dicendo che Future Arena racconta dei progetti concreti, quindi l'innovazione che concretamente fa bene. E allora, grazie mille a te grazie. e procediamo invece con Christian, con Christian Fracassi, perché a proposito di innovazione che fa bene, allora in questo caso diciamo che sicuramente ognuno di noi ha almeno un ricordo, se non anche più di uno, no, legato al periodo della pandemia, sicuramente ci sono dei momenti anche di memoria collettiva. Ecco, molto probabilmente le maschere del Decathlon, quindi le maschere per snorkeling da sub, utilizzate come respiratori per i malati di coronavirus, sono sicuramente... Un, un patrimonio collettivo insomma fa parte della nostra memoria ecco chi c'è dietro questo progetto c'è proprio cristian con la sua esinova quindi anche a te chiediamo appunto di raccontarti come siete arrivati a questa innovazione sette minuti grazie silvia buongiorno a tutti eh, sono cristian e ho fondato esinova sette anni fa siamo un piccolo centro di ricerca bresciano e ci occupiamo di fare innovazione molto sbilanciata verso tutto ciò che è physical e non digital eh, marzo 2020, eh, periodo di prima pandemia, eh, ci troviamo ad affrontare la necessità di un primo ospedale bresciano che eh, rimane senza una serie di valvole, eh, che sono queste che ho in mano, una valvola Venturi, eh, un piccolo oggetto in plastica ma molto utile perché serve per collegare una maschera respiratoria ad un eh, ventilatore polmonare o un flussimetro eh, che genera ossigeno. Senza questo pezzo eh, 102 pazienti non riuscivano a respirare, Nell'ospedale di Chiari 122 malati, solamente una ventina di, di valvole. Quello che eh, riusciamo a fare in pochissimo tempo è fare una replica, quindi iniziare a ridisegnare in 3D tutto il pezzo, stamparne circa un centinaio in tre giorni, quindi vedete quella bianca è la valvola che, che abbiamo replicato mentre quella gialla è l'originale, e in pochissimo tempo, visto che l'azienda produttrice non riusciva a soddisfare tutti gli ordini che venivano fatti dai vari ospedali, Abbiamo provato a tamponare eh, realizzando questa valvola. Moltissimi problemi perché ha dentro dei fori da un diametro inferiore al millimetro e eh, sono quelli che permettono il corretto, la corretta miscelazione dell'ossigeno. Quindi replicare l'esatto foro era molto complicato. In tre giorni realizziamo il tutto, eh, finiamo sulla prima pagina del giornale di Brescia, sul Corriere della Sera, sulle 24 ore e in pochissimo tempo ci ritroviamo al New York Times, alla BBC, alla CNN. Eh, tutti parlano di come delle stampanti 3D sono riuscite a salvare un centinaio di vite. E eh, qui co convinti di aver fatto il nostro dovere eh, ci ritiriamo a casa. Peccato che dopo un paio di, di ore eh, ricevo una nuova telefonata dall'ospedale perché un medico in pensione, il dottor Renato Favero, eh, aveva avuto un'idea e voleva parlarmi. Eh, viene da noi, ci, eh, ci fa una lezione di anatomia, ci spiega per circa due ore come funzionano i polmoni, come funziona la polmonite, come il Covid attacca le vie respiratorie e come i, i medici a quell'epoca provavano a eh, aiutare i, i pazienti malati. Fatto questo dice: Avete fatto una bellissima cosa stampando le valvole Venturi. Sono però convinto che a breve verranno a mancare non solo le valvole ma direttamente le maschere respiratorie. E lì eh, tira fuori dallo zaino questa maschera, la maschera della Decathlon solitamente che vedete col boccaglio per vedere i pesci. La poggia sul tavolo e mi dice: Io non sono un ingegnere, quindi non so da che parte cominciare. Però eh, voi siete ingegneri, eh, vi ho dato le informazioni mediche, secondo me, sufficienti per poterci lavorare in bocca al lupo. E ci lascia la maschera sul tavolo, quindi noi iniziamo a smontarla, a cercare di capire come funziona e in una giornata realizziamo eh, questo pezzo giallo che abbiamo chiamato valvola Charlotte. Che agganciato qui in alto, nella parte alta, al posto del boccaglio, mi permette di poter collegare i tubi dell'ossigeno, le valvole PIP, eh, i filtri e quant'altro. Contemporaneamente, facciamo due grandi azioni, la prima contattare Decathlon perché siamo agli inizi di marzo e la paura era eh, realizzare un progetto usando delle maschere che non, non erano in commercio, perché a marzo probabilmente stavano ancora vendendo scarponi da sci e eh, c'era appena stato comunicato che saremmo rimasti chiusi nessun, nessuna vacanza, nessun albergo, la paura di non avere maschere. In realtà Decathlon ci tranquillizza e ci dice abbiamo più di 100.000 maschere a magazzino, vai tranquillo. Ci forniscono i file e ci danno anche una decina di maschere per fare tutti i test. Contemporaneamente capire se questo progetto in effetti funzionava. E quindi richiamiamo l'ospedale di Chiari, che avevamo aiutato po pochi giorni prima, chiedendo loro uno sforzo aggiuntivo, quello ovvero di eh, aiutarci a testare se questa maschera funzionava. In tre giorni di test eh, portiamo qualche campione e rimaniamo in attesa di un verdetto. Nel frattempo contattiamo i quattro ospedali in crisi, due Bergamaschi e due Bresciani, per capire eh, il reale bisogno, il numero di maschere e quindi di valvole da stampare in 3D necessarie. E gli ospedali in realtà ci comunicano, guarda, eh, di maschere ne abbiamo ancora. Eh, abbiamo rifatto gli ordini, però se una ventina me le regali, eh, no, di certo non le butto via, le tengo come eh, paracadute. E quindi l'idea iniziale è di fare 80 maschere, quindi 80 valvole. Iniziamo a stamparle, considerate che ci vogliono circa due, due ore, due ore e mezza per realizzare un pezzo. E noi abbiamo in ufficio eh, meno di una decina di stampanti. Comunque iniziamo lentamente a stamparle in attesa di sapere se il verdetto sarà positivo o negativo. Il verdetto arriva al terzo giorno con due notizie: la prima bellissima, la maschera funziona, la seconda un po' meno bella, perché gli ordini non arrivano e quindi solo quell'ospedale aveva bisogno di più di 100 maschere. Contemporaneamente avevo passato il mio numero alla Protezione Civile, eh, che mi dice: ho appena, ho appena comprato 500 maschere dalla Decathlon, sto venendo da te, fornisci 500 valvole e così inizio a distribuirle agli ospedali bresciani. Peccato che stampare 500 valvole servono intere giornate e lì entriamo in, mh, temporaneamente in crisi perché non eravamo pronti a so, dover soddisfare i 100, i, le 100 valvole per il primo ospedale, le 500. E considerate che nell'arco di un giorno e mezzo sono arrivati oltre 50 ospedali con la stessa necessità, dalle 100 alle 300 maschere l'uno e lì eh, entriamo un attimo in crisi. Come eh, risolviamo la cosa? Visto che l'obiettivo non era guadagnare, e, eh, ma aiutare il più possibile, abbiamo preso il nostro sito, abbiamo creato una pagina, una landing page con spiegato tutto il funzionamento, abbiamo caricato gratuitamente il file 3D e abbiamo richiesto ai giornalisti un aiuto, eh, far passare un messaggio. Il messaggio era chiunque abbia una stampante 3D, vi preghiamo accendetela, scaricate il file della valvola Charlotte e iniziate a stampare donando agli ospedali. E lì eh, il miracolo. In meno di 24 ore, oltre a 2 milioni di download del file, 73 paesi, eh, 2600 aziende si registrano in 24 ore come possibili donatrici eh, di, di valvole di, eh, da 73 stati del mondo, noi convinti di dover aiutare Bergamo e Brescia. Ci accorgiamo in pochissimo tempo che al primo giorno copriamo già tutta Italia, al secondo giorno siamo arrivati in Brasile. E da lì abbiamo perso il conto. Eh, siamo arrivati a 186.000 persone che hanno utilizzato la maschera, e eh, eh, da quasi un anno ormai abbiamo perso i conti. In, in Italia e in Europa, fortunatamente, non si usano più, di solito un imprenditore vorrebbe che il suo prodotto venisse usato il più possibile. Io sono contento che non venga usato, salvo Brasile e India che ancora, ahimè, faticano e quindi le stanno utilizzando. Questa è stata per noi un'opera epica perché non eravamo assolutamente strutturati, abbiamo una piccolissima azienda, siamo in 14 persone. Eh, per sei mesi siamo rimasti in ballo eh, parlando con ospedali di, da qualunque parte del mondo, dal medico della regina Elisabetta fino al presidente dell'esercito americano. Eh, è stata una grande soddisfazione. Bene, davvero complimenti. È una storia bellissima, una storia che mi emoziona sempre tantissimo ogni volta che, che l'ascolto, perché eh, non solo appunto per la storia in sé, per quello che concretamente avete realizzato e che è davvero patrimonio insomma di tutti noi, eh, ma anche perché hai reso benissimo quello che è il percorso dell'innovazione. Quindi c'è un'esigenza, nasce l'idea, ci possono essere delle difficoltà, delle problematiche, dei momenti di, 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 di buio da no? dover superare e poi ecco che arriva l'intuizione. Eh, bene, quindi in, anche in questo caso, però, io so giustamente tu dicevi adesso in Italia eh, quasi non si usa più la maschera per fortuna ma eh, comunque il vostro progetto non si ferma. Esatto, ci siamo accorti che questa maschera rispetto a quelle tradizionali aveva tanti punti di forza e alcuni di debolezza visto che nasce come maschera per il mare. Abbiamo quindi pensato di eh, riprogettarne una completamente innovativa eh, dedicata al, al mondo respiratorio. Eh, sfruttando alcuni principi validi per questa maschera e sviluppando in realtà con altri eh, più di 35 ospedali italiani siamo rimasti molto in contatto e stiamo provando a creare una sorta di incubatore dell'innovazione in ambito medico eh, facendo eh, mh, unione tra la parte ospedaliera, la parte dei primari, dei medici che hanno il problema tutti i giorni e la parte ingegneristica che è quella che il problema prova a risolverlo. E quindi stiamo iniziando a eh, creare questa rete di collaborazioni per convertire un progetto che è partito straordinario e trasformarlo in ordinario. Bene, grazie, peraltro hai detto una parola che ci accompagnerà e che ritroveremo anche in un successivo momento di Futura Arena, ovvero rete. Eh, nel pomeriggio appunto approfondiremo molto questo concetto. Allora, grazie mille ancora a te Cristian e veniamo allora al nostro ultimo innovatore, al nostro ultimo ospite di questa mattina, che è Paolo Toppan con We4B. In questo caso parliamo di Leo. Leo è un dispositivo ottico per il distanziamento sociale, però eh, raccontaci tu meglio chi è, come nasce come siete arrivati a Leo. Intanto, buongiorno a tutti, l'idea in questi pochi minuti è raccontarvi un pochino il percorso che ci ha permesso di arrivare a realizzare in pochissimo tempo un prodotto completo e inscatolato. Innanzitutto la nostra azienda lavora molto nel sud-est asiatico, quindi eh, ha avuto, se vogliamo, forse eh, cognizione di quello che stava accadendo un po' prima rispetto a ciò che poi purtroppo è successo in Italia in modo così importante. E questo ovviamente, come moltissime aziende, eh, ha portato ad un cambiamento epocale, ad una chiusura, quindi ad una ad un trovarsi chiusi in casa e a trovare un mercato anche bloccato con eh, impossibilità di consegnare materiale, impossibilità anche di viaggiare e di continuare ad effettuare la, la, la nostra quotidianità. E, ovviamente quindi parliamo di un periodo di crisi, un periodo eh, che scaturisce una crisi. Lo sforzo che noi abbiamo fatto è stato quello di eh, leggere la storia e sapere che un periodo di crisi può fornire delle opportunità. E quindi ciò che noi abbiamo cercato di fare è stato quello di eh, cercare di capire come utilizzare una situazione di crisi e vedere dove avremmo potuto evolvere come azienda e sfruttare questa situazione di crisi in modo tale da trovarsi pronti con potenzialmente delle soluzioni che potessero poi nel futuro essere evolute. Innanzitutto, l'EO è un dispositivo. Che si attacca al soffitto, il suo obiettivo è valutare eh, il posizionamento delle persone con degli algoritmi di machine learning e artificial intelligence e in caso in cui le persone si avvicinassero troppo l'un l'altro eh, scatenare un segnale acustico per informare le persone di mantenere la distanza. Quindi un concetto molto semplice, ma che in realtà racchiude all'interno un aspetto tecnologico molto rilevante. E quindi, eh, partendo dal fatto che in questa situazione si l'elemento scatenante della crisi era il il distanziamento interpersonale, uno degli aspetti era dobbiamo cercare di far sì di avere una tecnologia che aiuti nel superare questo. Eh, ovviamente sappiamo che sarà una tecnologia che sarà destinata poi a scomparire, quindi sarà un qualcosa che dovrà evolvere verso un altro percorso. E quindi un altro aspetto era benissimo, valutiamo quali sono le nostre i nostri skill, le nostre expertise, come possiamo metterle a fattor comune facendo squadra con quelle che sono le aziende con cui noi generalmente collaboriamo e qui ci tengo appunto a sottolineare il fatto che Leo ma in generale piccole realtà come sono la nostra di ingegneria e di sviluppo prodotti hanno una, un vantaggio in certi casi rispetto ad una grossa azienda che è la flessibilità, la possibilità quindi di avere una rete di comando molto più stretta e quindi la, un potere decisionale più veloce e quindi essere in grado di percepire potenzialmente un'esigenza di mercato che in quel momento era presente e trasformarla in un prodotto. Quindi questo è stato diciamo il primo percorso, quindi identificare un'idea, fare una valutazione eh, di rete per capire se c'era effettivamente un'esigenza di mercato per andare a fornire questo tipo di prodotto e capire in base ai nostri skill se eravamo in grado di andare a realizzare quello, eh, come sfruttarli al meglio diciamo, per poter realizzare poi alla fine questo prodotto, ecco. Eh, questo percorso ci ha portato quindi a lavorare in una situazione diversa rispetto al solito, quindi in casa, nelle case, non avendo accesso magari ai laboratori e arrivando a definire poi come andiamo in realtà di metterlo nel mercato. C'è un problema di approvvigionamento del materiale, lo stiamo notando adesso. Uno dei problemi più importanti in questo momento a livello mondiale è proprio l'acquisizione di componentistica. Quindi la prima decisione, quindi gli aspetti sono stati benissimo, la scelta dell'hardware, non può essere l'hardware che noi. Stavamo utilizzando come azienda nell'IoT, eccetera. Ma deve essere un hardware che sia disponibile nel mercato, il più diffuso comune, il, il, il più eh, diciamo, diffuso è già disponibile nei magazzini. Quindi, questo ha portato poi a delle difficoltà o delle elaborazioni degli algoritmi, degli efficientamenti degli algoritmi per far sì che potessero funzionare in modo corretto eh, con un hardware che, ovviamente, aveva dei limiti ma che era disponibile. Dall'altra parte c'era l'esigenza di realizzare un enclosure che si adattasse al contesto, che potesse essere facilmente installabile e qui abbiamo fatto squadra anche in questo caso con delle aziende nostre partner sia per il design sia per la realizzazione con stampante 3D, quindi l'utilizzo di tecnologie eh, diciamo... Eh, chiamiamole innovative, anche se non lo sono più ormai innovative, ma la possibilità di arrivare in fretta alla realizzazione di tutta la parte di enclosure, e diciamo, senza passare nella parte stampi. Altro, un altro aspetto molto, molto critico, se vogliamo, ed importante, sono un po' le sfide che voglio raccontare, perché sono le sfide che generalmente ci si trova davanti nella realizzazione poi di una soluzione, e arrivare in fretta ad assemblare a eh, inscatolare e a configurare un dispositivo da remoto, non potendo andare a cedere alla parte produttiva, e quindi anche in questo caso, eh, quello che può essere un po' il nostro background ci ha aiutato nel. Essere in grado da remoto nel gestire tutta questa filiera e tutti questi aspetti in modo tale che altre aziende da remoto fossero in grado di andare a realizzare tutta questa configurazione e questa, eh, diciamo, parte finale di scottolamento del prodotto. Ecco. Questo è un altro aspetto. Eh, Interessante, se vogliamo, di questo percorso che ci ha portato ad avere oltre alla parte diciamo parallela di brevetto della soluzione a, eh, ad uscire e di mettere nel mercato un prodotto ideato, quindi nuovo, completamente nuovo, non facente parte della nostra gamma prodotti in un mese e mezzo circa. Eh, considerato la parte di design, diciamo degli stampi, la parte diciamo di elettronica, la parte di scotolamento e la parte di eh, realizzazione della rete di distribuzione per l'emissione nel mercato. Ovviamente eh, questo è. Se vogliamo, un percorso che credo sia eh, rilevante indicare perché denota come delle aziende del nostro tessuto sociale, come può essere la nostra, eh, che fa parte di tante altre aziende presenti in Italia, pur piccole, molto, eh, diciamo, con degli skill molto verticali, nel momento in cui sono in grado di fare squadra nell'unirsi insieme, ed è questo un po' il nostro motto: quello di. Eh, avere eh, aziende con cui noi lavoriamo da molti anni che in trasversali, che sono in grado di coprire l'intera filiera e quindi sono in grado di recepire immediatamente quelli che possono essere gli input, o gli stimoli ed essere immediatamente reattivi. Ecco. Questo credo che sia forse l'aspetto più rilevante che volevo sottolineare. Al di là di Leo, in quanto prodotto, in quanto soluzione che nasce per essere un prodotto eh, diciamo, di pandemia, quindi per la pandemia, pensato per evolvere in un'altra direzione, ma credo che forse l'aspetto più rilevante che volevo posizionare diciamo, e raccontarvi è proprio la flessibilità e la capacità del tessuto sociale italiano di cui la nostra azienda fa parte nell'essere in grado in brevissimo tempo di arrivare ad un prodotto. Giustissimo, è fatto bene a sottolinearlo, quindi ribadiamo visione, capacità di fare squadra, capacità di mettere a sistema le competenze che si hanno, anche se siamo piccoli, ma comunque appunto per riuscire a raggiungere l'obiettivo che ci si è prefissati e rapidità, quindi arrivare prima. E però dicevi anche un'altra cosa, capacità di evolvere, quindi in questo caso l'evoluzione per voi che cosa significa? Assolutamente, come dicevo all'inizio uno dei focus era benissimo, sarà un prodotto e una fascia prodotti limitata nel tempo, eh, ma dovrà portarci ad evolvere, quindi dovrà portarci ad avere una strategia o comunque la strategia è nata con il prodotto. Eh, in questo momento l'EO è evoluto verso una fascia prodotti che è in grado, eh, negli ambiti dove noi lavoriamo con i nostri partner, di eh, conoscere i flussi di persone in ambito interno ed esterno, quindi essere in grado di a livello strategico capire quali sono i comportamenti e da questo poi derivare potenziali azioni. Bene, bene, allora io ti ringrazio, vi ringrazio moltissimo e spero che tutto ciò che avete condiviso con noi davvero possa essere stato prezioso per chi ci ha seguiti, do appuntamento a tutti alle 14 con la ripresa del Festival del Futuro e invece per quanto riguarda Future Arena noi ci rivediamo alle 18 questo pomeriggio, prima con un'intervista a Enrico Pandian e poi a seguire con un panel che sarà dedicato proprio alla capacità di fare rete per spingere ulteriormente le potenzialità dell'innovazione. Grazie mille.